Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Vi ricordo che in descrizione c'è il link di Instant Gaming per acquistare giochi e abbonamento a prezzo bassissimo. Approfittatene, sito sicuro ed affidabile al 100%. Bentornati amici, ultimo episodio per questo 2022, vi ringrazio del supporto, mi raccomando continuate a spingere la serie, mi piace, commento, iscrivetevi al canale, mi raccomando se non siete ancora iscritti e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. In descrizione troverete tutti i miei social per rimanere a stretto contatto con me e prima di cominciare ringrazio tutti i ragazzi che mi stanno supportando, sono arrivate altre due donazioni, un'altra da Angelo e una da Cristian, mi raccomando se volete darmi una mano, il link per donarmi lo trovate qui sotto in descrizione. E non dimenticate... Anche di approfittare degli sconti su instant Gaming. Io ho appena comprato e scaricato un gioco che tanti stavate aspettando. Lo spoiler lo troverete sul mio profilo Instagram. Approfittate degli sconti. Comprate dal link qui sotto in descrizione. Sito sicuro ed affidabile al 100%. Raga, questo è un episodio clamorosamente importante perché siamo a dicembre il calendario ci dice che giocheremo in casa col Milan, in trasferta con la Juve, poi c'è la Coppa Italia col Cagliari. Partita contro Lellas, vedremo se farci anche quella col Pisa oppure ce la lasceremo per il prossimo episodio. Dipende come andranno le prime quattro partite. Due big match e anche l'impegno di Coppa che è molto importante, sapete che ci tengo tanto alla Coppa nazionale, alla Coppa Italia. Abbiamo trovato, penso, il giocatore più forte in assoluto che ci siamo uscito usciti da, da una primavera. Ha il potenziale per diventare speciale, Enzo Vitale. L'ho messo in rosa per capire dove può giocare meglio. Prende qualche punticino in più come ala, siccome non è una prima punta perché ha... Pochissimo di tiro, però secondo me, come COC potrebbe dire veramente la sua. E ricordiamoci che il nostro settore giovanile ci sta sfornando veramente talenti sempre più importanti. Aver aumentato il nostro reparto scouting, ci staranno parecchie soddisfazioni. Occhio ai due brasiliani Ramos e Martins, ma anche agli altri. Secondo il gioco, Ferreira, Esposito, Pardo e Moraes sono. 4 giocatori con un potenziale enorme. Adesso bando le ciance, allenamenti e poi giochiamoci la prima partita col Milan. Non capisco perché non mi trova vitale tra i giocatori che posso allenare. È il momento della prima partita, andiamo a giocare contro il Milan. 4-2-2-2. Ragazzi, queste partite questi due big match sono molto molto importanti per noi. Ci portiamo in panchina Enzo Vitale, Palermo-Milan. Questo è il nostro 11, formazione super titolare. Contro il Milan abbiamo sempre fatto fatica. Qui inquadrato non è Marco Senzio, è tutto pronto ragazzi, non vorrei perdermi più in chiacchiere, voglio giocare, voglio provare a fare una gran partita, primo big match di giornata, Renzo Barbera Gremito. Il nostro obiettivo, sapete qual è? Dobbiamo provare a raggiungere circa 65 punti. Quindicesima giornata di campionato, l'inizio di stagione è stato molto, ma molto entusiasmante. Dobbiamo continuare così perché il nostro cammino è ancora molto duro. Si comincia e Almada ci ha sempre fatto malissimo. Almada, ancora lui, le giocate... Prova a disorientare il nostro Marcos Antonio Armada entra in aria Armada trattenuto La mette in mezzo Poi Arwood deve allontanare Rischia un po' Ci salviamo Amrabat Giochiamo tutto qui sullo stretto Bella azione Soppi dentro per di A In mezzo c'è Belotti di A fino in fondo La mette dentro Per il Gallo che prova a prolungarla Non ci riusciamo Tagliafico fermato Bene Bulaidi A le dentro per Belotti Il Gallo Vede il movimento di Zebaio Si lancia per lui Zebaio si è passato Miracoloso l'intervento di Rossi. La mette in mezzo. Bula di A di testa. Allontana Kier, ex della gara. Poi Zebaios. allarga il gioco per Sule. Uno contro uno. Sule. Prova ad andare fino in fondo. Sule. Scatenato. La mette sul secondo. Ancora Rossi. Parla dietro. Berguis da lontano. Deviazione. Il Milan va avanti al 42esimo minuto. Che fortuna. 1-0 Milan. Eh, deviazione. Eh... Decisiva, penso di Viti. Se non sbaglio, e eh, il Milan va avanti. Rivediamo deviazione di Viti. Fortunatissimi gli ospiti. Se la cava, finisce qua il primo tempo 1-0. Eh, era una partita da pareggio in questo primo tempo. Loro fortunati a trovare il vantaggio. perotti di prima per Zebaios, bella palla. Attenzione, Zebaios può andare. Si è mosso Bula e D.A. Lo ha visto Zebaios. Palla buona, ma chiude bot. Ma l'attenzione a dia Fermato non con un fallo, ancora Zebaios ne approfitta. Poi la palla per Belotti. Ancora Zebaios è andato. Bella palla Zebaios dentro. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Su lei chiude tutto. Il palermo molto aggressivo in questo inizio di ripresa. Ancora su lei, porta palla tra le linee. Trova Ambrabat. Ambrabat dentro per Zebaios, di prima per Marcus Antonio. 1-1! La prima rete dovrebbe essere con la maglia rosaleno per Marcos Antonio. Pareggio fondamentale. Prima del settantesimo e sta per entrare Kaiki. Il Palermo voleva questo pareggio e lo ha ottenuto. Ecco qui l'ingresso di Kaiki. Almada la mette dentro. Attenzione. Levin in mezzo per Asensio. Che se l'è divorato. Amrabat va al cambio di gioco per Fernandez. Dentro bella palla per Zebaios. Zebaios la mette in mezzo. Per fiore, e ci arriva Bula di A. Non ci voglio credere. Che brutta occasione sprecata. È entrato Sarabia nel Milan. Poi Almada la mette in mezzo. Attenzione, Botman. Darder. Darder prova la giocata. Palla in mezzo. Tutto di prima. Levin porta in vantaggio il Milan all'83esimo minuto. Doccia fredda. C'è l'ultimo cambio dentro Guerrero. Fuori Bulai di A. Un po' di freschezza in avanti per questi ultimi minuti Guerrero molto veloce Sarabia in mezzo non ci credo Ha risegnato Almada Ogni volta che Almada vede il Palermo segna Appena saremo ricchi ce lo compreremo 3-1 che chiude qui la partita L'ultimo secondo purtroppo è andata così È una, una sconfitta che ci farà sicuramente crescere E queste le statistiche a fine partita Adesso c'è la Juve in trasferta All'Allianz Stadium. Non riesco a capire il motivo per cui non ci sia vitale tra i giocatori da allenare. Allora, è arrivata un'offerta di prestito per Fabio Neves, è un'offerta che accetto. Anche se vogliono il diritto di riscatto. Ma noi diamo il presto per due anni. Juve capolista che ha 37 punti. Noi dobbiamo riuscire a portarci a casa almeno un pareggio, sarebbe un risultato importante. Di certo, non voglio partire sconfitto. E andiamo, e andiamo. Vlaovic, chiesa è una bella squadra la Juve comunque c'è Gatti di Tolare, non me l'aspettavo giochiamocela ancora col 4-2-2-2 unico cambio, Gallo per Nicolas Fernandez. non cambiamo nulla big match di giornata dopo aver affrontato il Milan ci aspetta una partita molto molto difficile per noi Allianz Stadium, qui immagini del passato... Di qualche vecchio Palermo... Con la rete di Mattia Cassani dalla distanza... Vlaovic inquadrato raga... Basta... Basta... Voglio giocare... Sedicesima giornata di campionato... Juve-Palermo... Andiamo ad affrontare la capolista... Squadra che eh, sta facendo molto bene perché alle ha praticamente vinte tutte. Ma ripeto, non voglio partire da sconfitto. Voglio giocarmela a viso aperto. Inquati Chiesa, Vlaovic e compagnia bella, palla agli ospiti e si comincia. Si è mosso anche Belotti. La palla adesso è per lui. Belotti, ancora per Zebaios. Uno contro uno contro Arauco. Zebaios la mette dentro. Bula di A. Ha la palla sul sinistro. Non riesce ad angolarla. Chiude Ghea. Poi la palla per Sule. Dentro per Bulai di Addi. Hai passato. Attenzione. Pelotti, si è mosso lui. Peccato. La palla non è passata. Noi siamo bene chiusi dietro. Vlaovic si gira su Amrabat. Due ex compagni di squadra. Chiesa prova la conclusione. Poi il rovescio. Ma dai. Da fuori aria. Federico Chiesa in girata, mezza rovesciata. Segna il gol del vantaggio per la Juve al 26esimo minuto. Senza parole Rivediamo la conclusione Deviata da Viti Poi da fuori aria così eh, Male carne secchi forse La Juve avanti Con Chiesa Amarabat Prova a strappare un pallone ma non ci riesce Attenzione a Vlaovic da fuori aria A palle dentro Di prima Federico Chiesa Carne secche qui Alza la manone La mette in angolo Vlaovic attacca la porta Vlaovic la mette in mezzo Harwood in calcio d'angolo Primo tempo molto difficile per noi Attenzione perché si è fatto male Zebaglios Speriamo nulla di grave Vlaovic ci prova da fuori quante conclusioni ha fatto la Juve così a caso da fuori aria? È assurdo. Finisce col primo tempo. Cambi per noi. Penso esca subito Zebaios. Doppio cambio. Dentro Guerrero per Zebaios Ed è entrato anche Sabiri. Un po' a sorpresa per Marcos Antonio. Un po' più di fisicità a centrocampo. Sule, ex della gara. Prova a destreggiarsi bene e ci riesce. Poi Guerrero. In avanti da Gallo. Brutta pala di Guerrero. Attenzione a Vlaovic. Vlaovic la mette dietro. Chiesa, palo clamoroso. E poi la conclusione. È carne secchi salva il Palermo. Ancora su lei, sbaglia però. Amrabat recupera. Il lancio in avanti per Soppi. Posizione regolare dovrebbe essere. Bella palla. Soppi può metterla dentro. Sul secondo palo per Sabiri. Che la mette fuori purtroppo. Attenzione, ottimo scambio dei pai. La mette in mezzo. A porta vuota attraversa. Non ci credo. Cosa si è divorata la Juve. Dobbiamo. Crederci ancora, possiamo crederci ancora. Il Palermo può credere nell'impresa. Amrabat allarga il gioco per Vitale che fa l'esordio. Vitale, attenzione, Vitale ci prova da fuori. Sbaglia tutto in la nostra difesa. Poi Carne Secchi chiude. E con le mani va a cercare subito gli esterni. La palla è per Bulai. A. si è mosso. Vitale, Dia fa tutto da solo. Dia movimento di Enzo. Vitale è passato. Scusatemi, Fiore. Fiore col sinistro. All'ottantottesimo minuto il giovane Fiore segna il gol del pareggio, la prima rete con la maglia rosa nera di una rete importantissima contro piede micidiale, ideale ed è entrato anche Vitale che per noi è il giocatore più promettente che abbiamo, ma attenzione a questo Fiore che se non, non sboccia in primavera può sbocciare anche a dicembre. Uno a uno Attenzione Molto molto fortunati in questo contropiede Teniamola lì Strappiamo un punto importantissimo all'Allianz Stadium Fermiamo la capolista I tifosi di casa sono contenti Ma forse lo sono di più i tifosi in trasferta Ottima prestazione Lo ammetto ovviamente siamo stati anche fortunati Perché la Juve ha avuto tante occasioni per raddoppiare Carne Secchi ha messo un muro tra lui e la linea della porta. E con un pizzico di fortuna nel finale, con fiore, la pareggiamo. La Juve ovviamente ha calciato molto di più. Sono molto sincero, adesso c'è l'impegno di Coppa Italia, ce lo giochiamo col Cagliari e io ho tanta voglia di testare i nostri giovani talenti, quindi faremo tantissimo turnover. Oh, Fabio Neves è andato in prestito, accettiamo in prestito per due anni il nostro diciottenne brasiliano. Sono contento, almeno fa un po' di esperienza. Chissà che non tornerà a casa con. Un overall importante Nel frattempo cambio ruolo per Martins Che diventa un 61 Andiamo a sfidare il Cagliari Non sottovalutiamoli troppo Però il turnover va fatto Sembrerà una follia Raga tantissimo turnover Giochiamo in avanti con Fiore e Coronado alle sue spalle Kaiki, Zebaios, Gomez, Nelciaro, Abdullamid, Ma soprattutto Dias in porta Renzo Barbera, sfida di Coppa Italia, derby delle due isole. Palermo Cagliari, partita che nella realtà si è giocata da molto poco. Però qui è Coppa Italia. Spero con tutto il cuore di non aver fatto una cazzata. Subito il Palermo in fase offensiva. Coronado dentro per Fiore. Fiore? Ci ha preso gusto, Fiore, traversa clamorosa. Abdullamid, ancora per Kaiki, Lex City. Punta la porta. Kaiki la mette dentro. Attenzione, Fiore col sinistro se lo divora. Fiore, ancora dentro per Coronado. Bella palla. Coronado può puntare la porta. Coronado, Igor si ferma più che altro. Viene fermato. Errore del portiere. Fiore. Ma ah, non ci credo. <ride> non è fuori gioco, non ci credo. Dias deve uscire, lo fa molto bene, poi a porta sguarnita Luvumbo, bravissimo Dias, e qui abbiamo rischiato. Marcos Antonio, Coronado, bella palla per Zebaglios, c'è il movimento di Fiore, la palla è per lui, Fiore allarga il gioco per Kaiki, si è mosso Abdullah. Hamid, Kaiki fino in fondo, Kaiki la mette dentro, per il destro di Zebaios. Il Palermo è avanti al 44esimo minuto Dovremmo già essere sul 4-5-0 Ma ci accontentiamo Gomez bravissimo Larga per Abdullamid. Mid. Che rischia però la recupera Fiore dentro la palla per Vitale Vitale Miracoloso il portiere Zappa prova a passare contro Harwood Ci riesce Attenzione ancora al Cagliari, chiude come sempre Nedelciaro, Fiora allarga ancora la Zebaios. Attenzione che si è mosso Vitale, la palla è per lui. Vitale, uno contro uno, Vitale, Vitale. Se la porta sul destro, prova a portarsela sul destro. Poteva calciare. Ultimissimi minuti della partita. Guerrero, dentro per Vitale. Ancora per Guerrero. Può spingere Guerrero, in mezzo però non c'è nessuno. Guerrero fa tutto da solo. L'Argentino punta la porta. Guerrero con l'esterno. 2-0 Palermo, segnano i due esterni argentini, nel primo tempo Zebaios, nel secondo Guerrero, 2-0, chiusi i conti qui per questo turno di Coppa Italia. Ma non c'erano dubbi, abbiamo fatto comunque una gran partita, tantissime occasioni, purtroppo però solo 2-0. Andiamo avanti in Coppa, con questo 2-0, sono molto soddisfatto della prova dei giovani, nonostante non abbiano segnato ma... In campo ci sono Rischiamo di perdere la parametro 0 Pastore Trattiamo il rinnovo con Pastore perché quando finirà la carriera diventerà il nostro vice Allora sfida contro l'Ellas Partita eh, per noi importantissima perché è vero che abbiamo pareggiato contro la Juve ma adesso in classifica stiamo iniziando a scendere piano piano dopo queste due partite. Lellas è al decimo posto. Ce la giochiamo noi in casa. C'è un'offerta dalla Polonia che è rifiuto. E aggiornamento mensile ancora dall'Italia. Non penso che ci ritroveranno mai un altro fenomeno. Ci sarebbe questo Gianmarco De Angelis, centrocampista diciottenne, Però possiamo anche lasciarlo qua. Andiamo a sfidare Lellas. 4-2-2-2. Per fortuna i giocatori ci stanno crescendo tutti molto bene di overall. Sono molto contento. Anche Fernandez è cresciuto. Questo è il nostro 11. Dentro Guerrero per Sole, e questa è la novità di quest'oggi. Sotto la pioggia, tanta gente comunque allo stadio. È la diciassettesima sì, giornata di campionato: Palermo e la Sverona. Tre punti per noi sarebbero importantissimi per un attimo respirare ancora. Perché è arrivata una sconfitta, poi un pareggio. Ok, in casa contro la capolista. Ma quest'oggi non possiamo sbagliare. È tutto pronto, palla agli ospiti e si comincia. E occhio all'Ellas perché ha un bel attacco. E hanno soprattutto un buco di culo. Cabral fermato da Viti, che però rischia tanto. Recuperata poi la palla da Harwood, tanto pressing da parte dell'Ellas. Soppi prova a girarsi e ci riesce molto bene. Può andarsene soppi. In avanti c'è Guerrero fermato. Fernandez sbaglia. Mbuku. Proprio lui. Palla dentro Cabral, prova a girarsi Fernandez. Poi chiude, ma rischia tanto. Erroraccio e Carne Secchi. Si supera come sempre. Poi qui Ambrabat non riesce a prendere la palla. Arvur poi allontana. Abbiamo rischiato, stiamo rischiando tanto. Azione articolata del Palermo. Ambrabat, Marco Antonio, spalla, porta Belotti. Prova a girarsi. Belotti, trattenuto, niente fa. Sì. Bravissimo Soppì, in avanti la Guerrero. C'è il momento di Bulai di A, ma Guerrero fa tutto da solo. Velocissimo, Guerrero, comunque. Ancora lui. Larga la palla da Bulai di A. Dia, uno contro uno. Dia, col destro. Non sbaglia. Va avanti il Palermo. Il senegalese torna al gol. In questo episodio non aveva ancora segnato 1-0, Palermo al 33 ⁇ minuto. Avanti così. Pubblico contentissimo. Perché il Paermo ha trovato il vantaggio. A fine primo tempo. Rustic ce la mette dentro. Attenzione. Bedou. Da fuori. Ci prova ancora Lellas. Riusciamo ad allontanare. E ci salviamo ancora. Belotti porta palla. C'è il movimento di Zebay. Si lancia per lui. Chiude Rasmussen. Molto alta la difesa dell'Ellas. Ah, palla dentro, attenzione Cabral. Col tacco ci prova, ma chiude ancora Harwood. Nessun cambio in questo inizio ripresa. Dobbiamo continuare così. Qui sbaglia subito Marcos Antonio. Marcos Antonio che ha preso il giallo per il fallo precedente. Amrabat qui molto bene, poi la conclusione da fuori. Alta, Soppi. Va in avanti da Guerrero. E sta giocando un'ottima partita. Rapidissimo Guerrero. Ancora lui. Guerrero, non lo tengono. Guerrero, fino in fondo. La mette dentro. Bulai di A, il controllo. La palla in mezzo. Belotti. Andiamo tutti a casa. Erroraccio del gallo da due passi. Dovrà chiudere qui la partita. Niente da fare. Fernandez ancora per Marcos Antonio. Può andare dall'altra parte. Da Guerrero. Guerrero! Miracoloso il portiere. Ottimo inizio di ripresa. Marcos Antonio in mezzo. Guerrero non ci arriva. Poi Amrabat. Controllo di petto. Amrabat. Prova a saltare l'avversario. Dentro la palla per Guerrero. In aria. Ancora torna da Amrabat. Lex Viola. Si gira ancora e serve ancora a Guerrero. Fino in fondo. La mette in mezzo. Per Belotti. Palla forte Fernandes Poi Sabiri Dentro la palla per Zebaios C'è il movimento di Fiore Attenzione Zebaios Il lancio per Enzo Fiore Fiore può andare In mezzo c'è Zebaios C'è Dià Fiore Fa tutto da Palla fuori Ancora Cancellieri Si è girato benissimo Attenzione Palla in mezzo E Arvud per poco non fa autogol Sabiri Molto bene Sabiri Attenzione C'è il lancio per Fiore Il lancio per lui È ottimo di Sabiri Fiore può andare Fiore se la sul sinistro non va alla conclusione. Poi rischia il portiere ma si salva. Cancellieri la mette in mezzo. Siamo scopertissimi. Arvud si oppone. Poi Carnesecchia. Con le mani soppie. Per Kaiki. Kaiki può andare. C'è il momento di Vitale. Da solo Vitale. Può andare Enzo. Vitale. Punta la porta. Vitale fino in fondo. La mette in mezzo. Per Fiore. Il 2-0 del Parma in contropiede. Segna sempre alla fine. Enzo Fiore. L'assist è di Vitale. In due fanno praticamente 30 anni. Due quindicenni confezionano il gol. Non sono quindicenni. Comunque, quasi confezionano il gol del raddoppio. Enzo Fiore fa esplodere la favoreta Così, benissimo. Ottimo contropiede nel finale. Potevamo gestirla però. Un 2 0 che ci fa ben sperare per il futuro. Allora, io la prossima non me la gioco. Quella col Pisa. Potremmo anche simularla volendo. Dato che nel prossimo episodio cominceremo il mercato di riparazione. E io ho bisogno. Dei vostri consigli sapete cosa ci manca e sapete i giocatori che abbiamo, e magari sapete anche chi vorreste cedere. Scrivetemi qui sotto dei commenti importanti per il mercato. Ascolterò tutti i vostri consigli prima di registrare il prossimo episodio. La classifica, comunque, ci dice che siamo nel pieno dei nostri obiettivi perché a 6 punti c'è il secondo posto. Noi la prossima giochiamo col Pisa, davanti a noi Inter e Napoli, rispettivamente con 32 e 31 punti. Dietro di noi, agli stessi punti, la Fiorentina. Dovremmo fare un campionato praticamente perfetto se vogliamo strappare un posto in Europa. Però per adesso ci siamo. Non posso che non essere soddisfatto. Se siete arrivati fin qui, hashtag un fiore in inverno. Grazie a tutti, mi raccomando, via i commenti e se non uscirà nessun altro video. Un augurio speciale di buon fine 2022 e di inizio 2023. Un bacione a tutti.